Sì, mi piace il blackout perché fa riflettere la gente. Il fatto che venga a mancare la corrente elettrica mette tutti in agitazione. E io qualche volta mi viene da dire, guardate che Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia senza la corrente elettrica, l'ha scritta forse con una candela. E anche dico, Michelangelo ha dipinto la Cappella Sistina senza i riflettori. E Omero ha solo cantato, non ha neanche scritto. Perciò bisogna avere il cuore e la testa che funzioni, più che le cose inventate dagli uomini. Certo, servono, anche la macchina da presa serve. Facciamo vedere una bella nevicata. Questo è il giardino d'inverno del mio paese. Adesso invece non c'è nessuno che passeggia. Una bella nevicata, coperte le panchine, coperti i sentieri, non ci sono i fiori, le rose, niente, ci sono i fiori dell'inverno. È un giardino d'inverno come quelli di San Pietroburgo, dove il colore è uno solo, bianco. Ma è bello anche così. Il silenzio, la neve, ci sono le macchine che sgomberano la neve, unici rumori. E la campana che suona l'ora. Forse è l'ora di bere il tè. Ma del resto la neve e il silenzio fa raccogliere la gente nei suoi pensieri, anche a passeggiare sotto la neve per le strade del mio paese. È come ritrovare tutti i miei compagni, gli amici, le persone che avevo conosciuto, le amiche con cui si giocava da ragazzi, quando eravamo qui nel piazzale davanti alla chiesa, in questo giardino. Ecco, sotto questa neve ci sono i miei ricordi. Sotto la neve ci sono i nostri ricordi, i ricordi dei nostri amici. E sotto la neve e ancora sotto il sottosuolo ci sono i ricordi del nostro paese prima che la guerra li distruggesse.